Buonasera e benvenuti alla 60ª puntata di War Room, il format web di Roma Incontra. Già sono passati 3 mesi da quando, in piena esplosione della pandemia, abbiamo dato vita a questo appuntamento quotidiano che vi preannuncio, tra l'altro, andrà in onda fino a questo venerdì 26 giugno per poi riprendere a settembre, ma state tranquilli, in estate ci saremo con degli speciali incontri con autori di libri che vi consiglieremo di leggere. Sono passati 3 mesi, dicevo, e il clima, per fortuna, è cambiato, tanto che uno degli argomenti che più tiene banco in questo momento riguarda le vacanze, quelle che il lockdown aveva impedito o cancellato, gettando il comparto turistico in una crisi senza precedenti. Le ultime stime parlano per il 2020 di oltre 23 miliardi persi, con 35 milioni di visitatori e 119 milioni di pernottamenti in meno rispetto al 2019. Numeri impietosi per un settore trainante della nostra economia che vale il 13% del PIL, con 3 milioni e mezzo di addetti e un giro d'affari di 230 miliardi. Tuttavia i segnali positivi non mancano. Le ultime settimane le prenotazioni dall'estero stanno crescendo e si stanno affacciando nuove tendenze come la staycation, cioè le vacanze a chilometro zero o a pochi chilometri da casa e con un budget moderato. Delle vacanze ai tempi del coronavirus parliamo oggi con 3 graditissimi ospiti che vi presento subito. Evelina Cristilen, presidente della Fondazione Museo Antichità Egizia di Torino, già presidente dell'ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo. Benvenuta. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Claudio Pellizzeni, travel blogger, cofondatore di Sivola, autore del blog Trip Therapy e autore di un libro per Rizzoli che si chiama In Viaggio. Benvenuto. Grazie, buonasera. Ecco, vedete il libro. E Enrico Vanzina, scrittore, sceneggiatore, produttore cinematografico, autore con suo fratello Carlo di indimenticabili film come Sapore di mare, la serie delle vacanze di Natale e da ultimo Sotto il sole di Riccione, in uscita nei prossimi giorni e trasmesso sulla piattaforma Netflix. Benvenuto Vanzina. Buonasera a tutti quanti. Allora, Evelina Cristilen, tu sei stata presidente dell'ENIT e quindi hai imparato a leggere il settore. Come saranno le vacanze post-Covid? Le faremo, non le faremo, cambieranno rispetto alle abitudini del passato? Ma intanto saluto anche gli altri due panelist. Ma ci saremo e le faremo sicuramente più vicini, saranno vacanze di prossimità, perché ci sono tanti problemi ancora sia a spostarsi verso l'estero sia, diciamo, a vincere un certo senso di magari legittima paura, perché tra l'altro, questo non l'abbiamo detto, oltre a occuparmi moltissimo di cultura, quindi di musei, quindi strettamente legati al turismo, c'è un altro settore che è quello del calcio, che in qualche modo mi vede protagonista, perché io sono membro del consiglio della UEFA e della FIFA. Non vi dico che cos'è a livello di turismo, per esempio per una città come Torino, il fatto di non avere le partite della Juventus, o meglio, di non averle avute per 3 mesi, per una città che non è Roma, Enrico, lo so, è diverso, nel senso che per noi ogni volta che c'è una partita, sia casalinga, sia di coppe internazionali, naturalmente c'è tantissimo pubblico, ci sono gli alberghi pieni, eccetera. Gli alberghi in questo momento a Torino, tanto per dire, sono quasi tutti chiusi. Quindi, tornando a bomba alla domanda, io penso che ci saranno delle vacanze più vicine. Noi abbiamo riaperto il museo da 2 settimane, sostanzialmente dal 2 giugno per la festa della Repubblica e poi lo teniamo aperto per 3 giorni la settimana, il venerdì, sabato e la domenica. Riusciamo a fare circa, cioè è il massimo della capienza, considerate che in tempi normali di weekend in questa stagione facciamo 12.000 persone, ne facciamo 2.500, quindi chiaramente la differenza si sente, però devo dire che non avendo le scuole, non avendo i turisti stranieri, questo è tutto turismo di prossimità, quindi ci auguriamo che in qualche modo, insomma, dalle altre regioni e pian piano aprendo si riescano comunque ad avere turisti anche. Magari sono venuti i torinesi, i piemontesi che prima magari vedendo le code o insomma pensando che forse poi ci avrò sempre tempo di andarci, magari non ce l'ho. No, è così, mi permetto solo appunto per chiosare quello che giustamente dici tu, noi avevamo evidentemente tutte le cifre precise, fino a prima del lockdown i torinesi erano il 4% del totale di visitatori. Quindi succede sempre così. Vanzina, tu sei stato il
il cantore delle vacanze all'italiana, la Versilia, Cortina, Rimini, Riccione, i film tuoi e di tuo fratello Carlo sono stati la rappresentazione dell'italiano in vacanza, di varie categorie di italiani, eccetera. E adesso, come dire, secondo te quella è roba ormai passata e da archiviare perché l'italiano cambierà le sue abitudini o semplicemente è un anno di passaggio, poi torneranno i super ricchi a Cortina o quelli che fanno finta di esserlo e così via? Enrico, faccio un piccolo cappello a tutto questo. Sì. Non mi aspettavo da te questa cattiveria. Perché? Nel 1982-83 facciamo di seguito con mio fratello due film, Sapore di mare e Vacanze di Natale, e non si sa bene perché di colpo vengo nominato sul campo professore universitario di vacanzologia. L'Espresso, Panorama, Il Corriere della Sera, La Stampa, Il Messaggero, tutte le volte che c'è Pasqua, un ponte, una vacanza, inizia l'estate, mi vengo sommerso da, come se fossi diventato veramente un esperto, come se la vacanzologia fosse antropologica. Ci sono cascato pure io, vedi? Però, francamente, però siccome sei tu e ti voglio molto bene, sono qua a rispondere. Ti ringrazio. Ti volevo dare per confortare il museo egizio, volevo dare un, certamente le vacanze italiane non saranno nei cinema, ecco. Darvi un'idea della catastrofe in questo momento. L'anno scorso un film medio, ma veramente medio, nell'ultimo weekend il primo incasso fu di 500.000 euro. Quest'anno il primo incasso è stato di 5.000 euro, per cui 100 volte in meno. In questo momento, con tutto che i cinema, secondo il ministro Franceschini, dovrebbero essere riaperti, ne hanno riaperti 200 su 4.000 sale. È una catastrofe e soprattutto quello che è catastrofico è che noi abbiamo riaperto, diciamo, il supermercato dove deve arrivare la carne, il pesce, la verdura. Se non però facciamo ripartire quelli che fanno la carne, la frutta e la verdura, questi cinema rimarranno chiusi. Per cui stabiliamo subito che il cinema non sarà un luogo di vacanza. Però le vacanze sono qualcosa di molto più importante, che vanno al di là di Sapore di mare, della sociologia spicciola e delle cronache giornalistiche. Le vacanze in Italia hanno qualcosa di molto importante. Io tanti anni fa feci un film con un grande sceneggiatore che si chiama Leo Benvenuti, quello che ha inventato Fantozzi, quello che ha fatto. Perché c'è l'uccellino che canta? Io no. C'è un uccellino sul terrazzo. Che allegria, dai. Vabbè, io chiudo la finestra. Poi fa parte della sceneggiatura. Dai, bellissimo, lascialo. Questo signor Benvenuti, che era veramente un grande sceneggiatore, un giorno uscendo da una riunione mi disse: in fondo la vita sono 20 estati utili, che è una frase bellissima, perché tutto quello che ci succede nella vita viene stabilito in alcuni momenti topici, che spesso sono le vacanze in Italia. Scopri l'amore, scopri la delusione, scopri le persone che ti saranno accanto, scopri il senso del tempo. Per cui le vacanze non sono soltanto muoversi, partire, andare, è uno stato d'animo. Le vacanze sono qualcosa di molto importante, dove noi ci giochiamo il nostro futuro. Il problema è che noi programmiamo più le vacanze che il futuro, questo è un po' un problema, qui la vediamo a corto termine, invece le vacanze è uno stato d'animo. Mio fratello, prima di morire, nella sua ultima vacanza mi scrisse una cosa bellissima: dice, come si fa a spiegare il mare a chi guarda soltanto l'acqua? Il mare è qualcosa di più, le montagne sono qualcosa di più, sono qualcosa che ci fanno crescere, per cui anche se saranno corte, non possiamo rinunciare, perché è un bisogno che abbiamo in alcuni momenti della nostra vita per costruire quella che sarà la nostra vita futura. Claudio Pellizzeni, la tua è una storia molto particolare. Laurea alla, sì, Bocconi, hai lavorato per diversi anni in banca e poi basta vedere questa foto che si ribattezza prima e dopo la cura, e hai cambiato completamente look ti sei reinventato e adesso diciamo che per le vacanze prendiamo dalle tue labbra, da quello che ci suggerisci. Fai esattamente di mestiere? Bella domanda. Allora, di base credo che possa essere definito travel blogger, nel senso che comunque tutto è partito dal mio blog e dal mio progetto internet Trip Therapy, nato con questo giro del mondo quando ho lasciato il lavoro fisso per inseguire un sogno.
Poi in realtà, se uno cerca il mio nome su Google, sono scrittore perché ho scritto 3 libri, però ho un tale rispetto per i mostri sacri da non considerarmi tale. Faccio il videomaker, faccio il fotografo e ultimamente ho anche fondato insieme ad altri ragazzi un tour operator di viaggi di gruppo che si chiama Sivola.it e l'abbiamo scelto nel momento perfetto perché l'abbiamo fondato e poi si è scatenata la pandemia, quindi noi portiamo in genere italiani in gruppo all'estero, quindi tra l'assembramenti e il discorso delle frontiere non abbiamo beccato proprio niente. Ho letto che tu sei nato a Codogno e hai vissuto, sì, sei cresciuto a Piacenza, cioè una delle città più toccate, quindi... Sì, insomma, lascio immaginare adesso che sto girando l'Italia quando consegno la carta d'identità ai check-in come mi guardano. immagino. No, ma siamo, diciamo che c'è un po' di, diciamo, chiamiamolo razzismo, insomma, nel senso che comunque effettivamente quando consegno la carta d'identità si pentono in qualche modo di avermi dato ospitalità, soprattutto in certe regioni dove il Covid non l'hanno vissuto. C'è questa paura c'è e contraddistinguerà penso anche un po' tutta l'estate del 2020. Ma e tu che cosa suggerisci per quest'estate? Qual è il... Io credo che di base finalmente l'italiano stia scoprendo l'outdoor, cioè le attività all'aria aperta, volto anche per il fatto proprio di questa paura dettata dal Covid, dall'evitare gli assembramenti, dall'evitare i luoghi chiusi, ho notato anche il discorso degli stabilimenti balneari, si sta riscoprendo la montagna, i boschi, le camminate, la bicicletta, vuoi anche per gli incentivi. Io stesso adesso sto girando l'Italia in bicicletta e sto avendo molto seguito, molte persone che mi stanno scrivendo, che stanno optando per queste tipologie di vacanze. Io mi auguro che questo porti a una maggiore consapevolezza anche del turismo outdoor italiano, perché io credo che noi abbiamo veramente il paese più bello del mondo, però manchi tremendamente di servizi in termini outdoor. Per esempio non c'è una pista ciclabile che permette di girare tutta l'Italia. Secondo me questo è qualcosa che nel 2020 non è più accettabile, perché immaginiamoci se fosse possibile girare in piena sicurezza in bicicletta tutta l'Italia, quanti turisti consapevoli, educati, comunque con uno spirito ecologico, eccetera, potrebbero arrivare in Italia. Sarebbe bellissimo, perché comunque è un bellissimo turismo, è un turismo sostenibile, non inquinante e con le bellezze di un paese che io adesso sto percorrendo, diciamo, per sentieri meno battuti, ma è clamorosamente bello, veramente. Oltre che, purtroppo, sono stato un paio di settimane fa a Firenze, di giovedì mattina, vederla deserta è un colpo al cuore, perché effettivamente abituati a tutte queste migliaia di turisti, vederla completamente vuota ti fa capire l'importanza di questo settore, del settore turistico, che spesso, diciamo, è stato l'ultima voce di capitolo in tanti discorsi anche dei nostri politici. L'hanno lasciato un po' alla fine, però tra indotto e giro d'affari è una delle più importanti industrie del paese economicamente. Beh, parlando, Elena, c'è una doppia lettura, cioè da un lato Venezia, Firenze, stessa Roma, abituati come eravamo a vederle strappiene di gente, in particolare di stranieri, ovviamente appaiono stravolte, diciamo, sì. anche se liberate dalla quantità di gente, ma un po' stravolte. Allo stesso tempo, poi però, il weekend scorso abbiamo visto gli affollamenti sulle spiagge, abbiamo visto un po' di movida qua e là, c'è questa doppia fotografia un po' in contrasto. Come le metti insieme, Elena? Sia l'opportunità, scusa Claudia. Ah, scusa, perdono. No, per carità, se vuoi rispondere tu, no problem. No, poi dopo sentiamo anche il tuo parere. Ma in effetti io credo che gli assembramenti o le folle o quello che si è visto, sia per movide, sia per post partite di calcio, sia per le spiagge, siano anche in qualche modo un senso liberatorio, anche se non da provare del tutto, però in qualche modo da comprendere dopo 3 mesi, perché c'è chi, come me, è stato più fortunato a fare la cosiddetta clausura in una casa con un giardino e senza bambini piccoli, ma altri veramente hanno sofferto e come dire, è stata veramente una fatica pazzesca, per cui che ci sia un po' di sfogo lo capisco. Le città deserte, ho sentito bene quello che diceva Claudio, però ricordo
negli anni 3, insomma dal 15, sembra la prima guerra mondiale, 15-18, in cui sono stata appunto all'ENIT, le politiche che il Ministero, il Ministro Franceschini appunto allora e noi quindi anche abbiamo proposto erano appunto quelli dei cammini, dei piccoli borghi, quindi io mi sono fatta 4 tappe di via Francigena a piedi, era il 2016, non c'era quasi nessuno, era una meraviglia. E c'era comunque un modo di affrontare il turismo che era meno incombente, pieno, ottuso certe volte, così via. Il sindaco di San Gimignano, mentre facevo una di quelle tappe, dice: non abbiamo neanche gli strumenti, perché durante l'inverno, durante il periodo non turistico, siamo un comune di 2-3 mila persone. Così decuplicano le risorse, le fognature, i vigili, i parcheggi, cioè sono sempre le stesse. Noi veniamo stravolti, violentati, direi quasi. Ci sono dei modi di proporre delle politiche turistiche, benissimo quella della bicicletta che diceva Claudio, ma anche quello dei cammini, anche quello dei piccoli borghi, perché andare per esempio in tantissimi di questi bellissimi paesi del nord del Lazio, della Toscana, dell'Umbria e non solo, anche un po' del mio Piemonte a volte, può essere più affascinante che andarsi a ficcare per delle ore in coda davanti a magari un bellissimo museo che puoi vedere in un momento diverso dell'anno. Quindi comprendo il senso di straniamento che si ha sul vuoto, però ci sono anche modi di evitare lo strapieno facendo del turismo intelligente. E sugli assembramenti, le folle di adesso, non mi associo, non lo farei mai perché ho paura, però in qualche modo lo posso anche, non dico giustificare, ma capire. Così. Capire. Ma Vanzina, secondo te la vacanza... significa affollamento, andare dove ci sono gli altri, dove bisogna farsi vedere di esserci, o significa, come diceva Evelina adesso, trovare il posticino dove non c'è quasi nessuno, dove è un po' eremitico, e cioè, a quale delle due logiche corrispondono gli italiani? Ma sai, gli italiani fanno quello che vogliono, giustamente. Sono abbastanza d'accordo, anzi molto d'accordo con Evelina sulla questione del bisogno, parlando degli assembramenti, scusate per un attimo indietro, sono d'accordo, è una cosa molto normale, non voglio puntualizzarlo in modo moralistico. Sai, le vacanze sono strane, nel senso che spesso, diceva Murri, spesso andiamo nei posti in cui una volta che ci siamo stati decidiamo di non tornare più. Si va a verificare i posti che non ci piacciono, oppure molti sostengono che si starebbe meglio a casa e i posti dove andiamo sarebbero sempre migliori senza di noi. È una scelta molto difficile. Ci sono delle tribù ormai che si muovono, prima non era così. Sono delle tribù che vanno per radicalismo chic in alcuni posti, altre che vanno per la musica, per lo sballo, altri che vanno sui cammini dei borghi perché si sentono liberi, altri che vanno in bicicletta. Sono tantissime tribù che, e poi ci sono le tribù dei turisti e dei tour operator che si scontrano, si incrociano. Io credo che la vacanza va, bisogna avere un po' di fortuna, ci sono dei luoghi, non è detto che bisogna andare per forza, io ho viaggiato moltissimo nella mia vita, poi i posti che mi piacciono sono 4-5, bisogna avere la fortuna di trovare un posto. Una volta che l'hai visto, non è che dici per forza l'anno prossimo cambio, se ti piace devi tornarci. Ci sono dei posti che ti accompagnano nel corso della vita ed è bello anche cambiare, è bello vedere tu come cambi rispetto a quel posto. Io credo che la scelta, è una scelta ponderata della vacanza, rispecchia moltissimo il carattere, l'intelligenza e la cultura di una persona, senza moralismo. Ci sono dei posti che misteriosamente piacciono a qualcuno e a me no. Per esempio, io in campagna non sto molto bene, adoro la montagna. Il tuo posto del cuore qual è? Scusami? Il tuo posto del cuore qual è? Il mio posto del cuore è Capri. Sì, però è anche facile dirlo, come dire che ti piace Maradona, per forza. Capri mi piace non tanto per la sua bellezza, per la sua storia, per la sua magia, ma perché c'ho in ogni angolo un piccolo ricordo che mi ricorda qualcosa di fondamentale della mia crescita umana. E lui sta sempre lì. Io cambio, invece quel posto è sempre uguale. E mi riporta indietro, è proprio veramente la recherche du temps perdu, è il tempo ritrovato poi in fondo. Quando tu arrivi in un posto che non vedi, io per esempio quando torno a Forte dei Marmi, dove andavo da ragazzino e poi non sono mai più andato, quando arrivo vedo mia madre, vedo mio padre, sento qualcosa di fondamentale
che nessun altro posto al mondo, forse anche molto più bello, potrebbe darmi. Claudio, questo cammino dei briganti che hai deciso di intraprendere, che cos'è esattamente? Dove porta e chi ci può andare? È uno degli antichi cammini italiani, che diciamo i più famosi sono la Francigena e il Cammino degli Dei che collega Bologna e Firenze. C'è quest'altro invece, che inizio domani, tra Abruzzo e Lazio, che mi ha incuriosito tanto. Poi io appunto appartengo alla tribù di quelli di internet, come diceva appunto Enrico Vanzina, sono tante tribù, mi trovo assolutamente d'accordo in quel contesto, e in internet si è cominciato a parlare e si è cominciato anche ad avere l'idea di voler valorizzare certi cammini italiani magari poco conosciuti, di cui arrivano anche poche risorse. Allora, dato che sono un travel blogger molto seguito, ho pensato che fosse il caso, non appena fossero aperte le regioni e si potesse viaggiare, visto che amo fare i trekking, visto che amo fare i cammini, ho fatto dall'Italia fino a Santiago de Compostela 2 anni mi fa. Batte. Come? Mi batti! E ho deciso di iniziare. Parto domani a un anello, quindi vicino all'Aquila, da Tagliacozza a Tagliacozza, anzi da Sante Maria a Sante Marie, 100 chilometri circa, dicono di farlo in 7 giorni, io ho un buon passo, adesso è giugno, le giornate sono lunghe e considero che magari lo farò in 5-6 giorni, un pochino meno, non perché voglio andare di fretta, ma perché comunque è giugno il periodo anche che ti permette di allargare un po', allungare un po' il percorso. E cosa allora, pensi di trovare? Quali sono i punti forti di questo percorso? Forti dal punto di vista i paesaggi, i piccoli borghi, il Parco Nazionale della Contessa, che sono comunque poco conosciuti. Ci sta di voler, diciamo, portare l'attenzione anche a questo, e anche e soprattutto perché è gestito da volontari il cammino stesso, cioè il sentiero viene tenuto in ordine da volontari, quindi portarci attenzione vuole essere un'idea anche per migliorarlo e per valorizzare questi cammini italiani, perché mi trovo assolutamente d'accordo la signora Evelina, i cammini sono bellissimi, sono incredibili e portano alla scoperta di posti a volte dimenticati d'Italia, ma che sono emozionanti, ma anche fermarsi in questi piccoli borghi e sentire queste leggende di briganti mi incuriosisce molto, sono molto eccitato l'idea di partire domani per questo cammino. Bene. Ma quanti sarete? No, sono da solo. Ah, da solo. Poi quelli... sì. Questo è un viaggio dove sto improvvisando tanto, sto... No, ti volevo suggerire di portare Vanzina però con te, perché lui e i briganti vanno d'accordo, capito? Io. Vengo io. Evelina, invece il tuo posto del cuore qual è e dove andrai in vacanza quest'estate? In quel posto lì del cuore o da qualche altra parte? No, io intanto il mese di agosto penso che dovrò lavorare, perché avremo tutte le, appunto come consigliere di UEFA mi dovrò, credo, recare in Germania e in Portogallo, se apriranno anche a noi, ma penso di sì perché siamo addetti ai lavori per le finali, le final eight delle coppe, quindi fin lì è presa. Il mio posto del cuore, per la verità, ce ne sono due. Uno, anzi tutti e due, assolutamente in pieno dentro quello che diceva Enrico Vanzina, cioè posto del cuore dove torno sempre. Uno è quello proprio in Val d'Aosta, piccolo paesino di montagna da dove arriva la mia famiglia. Questo cognome arriva dalla valle di Gressonel, sono una valser, e questo piccolo paese dove ci sono sepolti i miei genitori, c'è la casa di famiglia, eccetera, si chiama Issim ed è il mio posto del cuore, da lì grandi passeggiate. E l'altro è Positano, dove vado anche da, credo, 40 anni, da quando ero piccola, e tra l'altro ho degli amici carissimi che hanno un albergo meraviglioso lì, ma credo che tutti lo conoscano, non hanno bisogno di pubblicità, il San Pietro, che coraggiosamente... No, cavato nella roccia, come si fa? Le camere. Bravissimo. E allora ho sentito i miei amici che siamo cresciuti insieme con Carlo e Vito 5 e la mamma Virginia, e coraggiosamente, abbiamo sentito proprio ieri, riaprono il 3 di luglio. Quindi c'è tanta gente che fa fatica, che lavora nel nostro settore, che sia cultura, che sia spettacolo dal vivo, che sia cinema, che sia turismo, che ha tantissima voglia di ricominciare a prezzo di grandi sacrifici. Ma l'idea è quella di ripartire un po' per volta e poi tornare come prima. Enrico, tu riparti da un nuovo film
ambientato a Riccione, ma l'avevi pensato pre-Covid, immagino, questo, sì. Questa storia, e ci puoi dare un minimo di anticipazione? È stato girato a settembre-ottobre a Riccione, però questo film è distribuito da Netflix, che è una società molto seria dal punto di vista contrattuale. Io ho firmato un contratto. Quindi non puoi dire niente, insomma. Alla conferenza stampa non ne posso parlare, mi dispiace, non me la tiro, ma è così. Neanche dirci perché hai scelto Riccione piuttosto che un altro posto? Sono stati loro che hanno suggerito, che, sapendo io ho fatto Sapore di Mare, di fare una rivisitazione oggi, partendo dalla canzone di Tommaso Paradiso Sotto il Sole di Riccione, per cui anche lì un collegamento, diciamo, musicale, così come Sapore di Sale, Sapore di Mare era quell'altro, per cui, ma mi fermo qua, taccio. No, vorrei dire una cosa, perché mi ha colpito, mi piace moltissimo l'idea di partire da solo. Io, più bel viaggio che ho fatto nella mia vita, quando mio padre, io mi sono laureato e mio padre mi chiese che regalo volevo, io gli ho chiesto, dico, io voglio fare il viaggio che ha fatto Kerouac in America in macchina, e lui mi mandò, ero molto giovane, avevo 21 anni, mi ero laureato presto, e sono partito da solo da New York e sono arrivato in California con una macchina, facendo il percorso proprio del libro On the Road di un viaggio. Viaggiare da solo è meraviglioso, è una cosa stupenda, perché il viaggio è anche conoscere non solo dei luoghi ma delle persone. Se tu vai nei luoghi e non conosci le persone del luogo, hai viaggiato in vano, per cui credo che quando si viaggia da solo si entra più facilmente in contatto con quello che è il senso del viaggio, andare a scoprire chi c'è dentro questo viaggio. Posso dire una cosa, solo un secondo? Prego. Begli ometti forti e vigorosi viaggiano da soli e fanno benissimo, però anche avere una persona con cui tu hai costruito un paradigma di viaggi, questa è la mia amica Chiara, scusate, siamo partite da ragazzine, abbiamo girato... Quella che mi hai portato quella volta a Cortina? Bravissimo, proprio lei, mi ricordo. Che memoria! Abbiamo girato tutti i deserti del mondo, lei e io, tutti. Evelina, se Jennifer Lopez venisse con me, va bene uguale. Ma io ti sto dicendo la mia amica Chiara. Ecco, si accontenta di poco. Enrico, sì, infatti. No, ma lui è un rimorchiatore, quindi insomma. Senti, Claudio, ci dici due o tre nomi di posti mai sentiti che ci facciano venire la voglia di andarci in Italia? Che sono fuori dalle guide, che sono fuori da lei, che tu hai scoperto, che conosci, insomma, che ci puoi suggerire? Mai sentiti, direi che è difficile, insomma, in Italia sono abbastanza conosciuti. A me è piaciuto molto ultimamente, non conoscevo la zona del Casentino, tra la Toscana e le Marche, mi ha colpito forte, così come la zona dell'Alto Tevere. Infatti vorrei un domani fare la ciclovia del Tevere, arrivare proprio fino a Roma, la città di Castello. Questa zona mi ha colpito tanto. A Roma scendi dalla bicicletta perché ti fai male, con le buche. Sì, però a Roma adesso c'è meno gente, quindi si può girare in centro in bicicletta. Questo è vero. E comunque in genere l'Appennino è molto, secondo me, a volte un po' dimenticato, ma bellissimo in tutto, perché sia l'Appennino tosco-emiliano che l'Appennino centrale, dove c'è il Gran Sasso che ho fatto oggi, sono posti meravigliosi, ma meravigliosi proprio, godersi il paesaggio. Non c'è dire un nome di un borgo piuttosto che un altro fare dei torti. E secondo me non è neanche giusto in questo momento, è proprio la zona, quindi direi il Gran Sasso e la zona del Casentino nell'Appennino tosco-emiliano, molto bello. Evelina, tu hai qualche suggerimento da dare a chi ci ascolta per raggiungere qualche posto fuori mano? Io sono una grande appassionata di Valle d'Aosta e lì non c'è niente di meglio che andare in Val di Remo, in Val Savarancio, in Val di Risancio. Sono delle valli nella parte alta dell'alta valle, diciamo così, perché io sono della bassa valle, sono considerata una terrona della Val d'Aosta, essendo della valle di Gressonè, che è la prima. Però se si va un po' in alto e si esce da questa spina, in fondo è una spina dorsale, la strada, l'autostrada che percorre la Val d'Aosta, e si va su verso Val di Risancio, Val Savarancio, Val di Remo, sono delle cose straordinarie, soprattutto d'autunno.
Vanzina, ma la vicenda Covid ti fa venire in mente di fare qualche cosa prossima avventura che abbia a che fare con questa vicenda? Ma guarda, cinematograficamente parlando o letterariamente parlando? Letteralmente parlando no, ma io durante il lockdown ho scritto una commedia sul Covid, che poi non so se se la farò, se qualcuno vorrà fare, se cambierò idea, perché bisogna vedere. Anche una commedia molto amara, ma insomma l'ho scritta perché c'è anche un aspetto di commedia umana all'interno di tutto quello che è successo nella chiusura in casa, nella vita che abbiamo fatto. Però quello che stiamo riflettendo, io parlo molto tutti i giorni quasi con Verdone, con altri amici. Quello che è complicato adesso è immaginare dei film, perché tu ricomincerai a fare il cinema e non potrai fare a meno di stabilire una demarcazione. Cos'è un film? Faremo tutti i film sul passato? Oppure faremo dei film in cui per forza questa cosa ha inciso, per cui la storia cambieranno? Dobbiamo immaginare delle storie in cui c'è un pre, che è il Covid. E in questo momento chi scrive dei libri e chi immagina delle storie da raccontare al cinema sta riflettendo molto seriamente a come affrontare il dopo, ma dal punto di vista narrativo non sarà molto semplice. Aggiungo un'ultima cosa: allora, il Piemonte lo adoro, la tua Liguria lo adoro, il Veneto non ne parliamo, dei Friuli, Udine, tutta quella parte lì mi fa impazzire, l'Emilia Romagna impazzisco, la Toscana è il posto più bello del mondo, il Lazio è meraviglioso, l'Umbria è stupenda, Puglia, la Sicilia la costa amalfitana è per me il posto più bello del mondo, ma se devo anch'io scegliere un posto curioso dove andare, perché sono incantato, l'ho scoperto tanti, sono proprio le Marche. È un paese, è una regione formidabile, formidabile, molto molto italiana, molto nelle proporzioni, nel come sono tagliate le colline, e c'è qualcosa di magico, non lo sapevo, l'ho scoperto tardi, per cui sono d'accordo con Claudio, le Marche sono veramente straordinarie. Bene, abbiamo concluso, ma voglio fare un fuori programma perché faccio vedere una foto adesso. Ecco. Non so se li riconoscete, ma sono i due Vanzina. Con Alberto Sordi. Con Alberto Sordi. Oggi Sordi farebbe 100 anni. Tu che l'hai conosciuto bene, secondo te come avrebbe affrontato una fase storica come questa? Cosa ci avrebbe messo di suo dentro? Lui era abbastanza timoroso, per cui sarebbe stato molto ligio, secondo me. Era un uomo. Sarebbe chiuso in casa. Che seguiva, sì, vedato in casa, meglio di così. Però lui era, invece gli piaceva moltissimo viaggiare. Io ho fatto con l'aiuto regista un film con lui a New York con mio padre tanti anni fa. Lui mi mandava le cartoline quando eravamo piccoli dal Kansas City, perché diceva: a me mi ha bloccato la malattia, se no io restavo. Il film si è portato i primi film subito italiano a Londra, era molto interessato al viaggio, non era legato a cose soltanto romane. Poi dopo certo gli piaceva stare a casa, gli piaceva l'Italia, gli piaceva un senso fortissimo, lui sentiva veramente storia di un italiano, l'ha fatto perché lui si sentiva un italiano, però era un uomo molto aperto ad usare e a osservare l'estero, per cui gli piaceva viaggiare fuori dall'Italia. Ci avrebbe suggerito oggi di andare a vedere il Burrone della Maranella, se gli avessimo chiesto. Il Burrone della Maranella, adesso un giorno ci passai, io mi ricordo quando la girava. Esiste davvero, non è un'invenzione, sì. Stava molto, era veramente fuori Roma, no? Roma è diventata talmente grande che un giorno ho incontrato uno che dice: ma tu dove abiti? Dice: io sto quasi in centro, sai il Burrone della Maranella? Una cosa che mi ha fatto molto effetto. Effettivamente oggi, rispetto alle grandi periferie che sono allargate, il Burrone della Maranella sta lì in un posto quasi centrale. Andiamoci tutti allora. Assolutamente, sì, a fare il tuffo, e state attenti ai vestiti che se li portano via. Secondo se al Burrone della Maranella forse meglio andare a Positano. Andiamo lì, dai. Sicuramente, sicuramente. Intanto suggerisco a Vanzina che il profilo di Claudio Pellizzeni mi sembra adatto per fare... per un tuo film, pensaci su, secondo me è un personaggio. E tu hanno una faccia. Anche Evelina? Che cosa gli faresti fare? Beh, Fagor, visto che lavoro con le mummie. Colazione da Tiffany farei fare Evelina. Perché lei è da fin degli sconti, visto la lure
la classe, però a me piace moltissimo come donna perché è implicata con le Olimpiadi, con il calcio, è un mito. Grazie. Mi prova di la Juve, no, per la Roma. No, ormai guarda, sono super partos. Quasi. A proposito, c'è Roma-Sampdoria domani sera, vabbè, lasciamo perdere. Va. Bene, allora ringrazio Evelina Cristileni, Claudio Pilizzini ed Enrico Vanzina di essere stati con noi e noi ci vediamo alle 17.30 domani nella War Room. Grazie, arrivederci. Grazie a voi, è stato un piacere vedervi e parlarvi.